Buongiorno, come va Luca? Come va? Vi siete zittiti quando vi ho chiesto come va? Fatevi sentire, come va? Allora è un piacere ospitare qui a Lucca Comics and Games 2019 il cast di Star Trek Picard. Io tra poco ve li introdurrò, parleremo un po' con loro. Vi do poche regole di ingaggio, poche cose, così sappiamo subito come andrà questa nostra chiacchierata. Facciamo prima un classicissimo panel con una possibilità per voi dal pubblico, un paio di possibilità per voi dal pubblico di fare domande. E poi alla fine celebreremo Sir Patrick Stewart. Però prima, e chiedo la cortesia anche ai fotografi perché adesso mostriamo un trailer, quindi se vi spostate così tutti lo vedono, vediamo un trailer di Star Trek Picard che ci è stato portato da Amazon Prime Video. Vi ricordo che la serie sarà disponibile dal 24 gennaio su Amazon Prime Video in più di 200 paesi. Vediamolo e poi cominciamo. Dai Luca. Would you like to finish it, Captain? I don't know how. That is not true, sir. Oh, it's all right, number one. I came here to find safety. But one is never safe from the past. Please, sir, someone's after me. I have an appointment. Your name, please, sir? Picard, P-I-C-A-R-D. It's nice to see you up and around again. We have an obligation to investigate. There is no we, Jean-Luc. Admiral, I am standing up for the Federation, for what it should still represent. This is no longer your house, Jean-Luc. Go home. I have to help her. You really want to go back out into the cold? More than ever. I have a plan. Another top secret, unauthorized rescue mission. This is everything that ever mattered to me. I'm going with you. I need your skill and your courage. The past is written. But we are left to write the future. Hold on. She was sent for a reason. I'll get the information we need. I help people who have no one else to help them. Dad! What? Come out here! Stop yelling! It's Jean-Luc Picard! Hello, Will. Jean-Luc. We all have a story. Just waiting to be claimed. Thank you for not trying to talk me out of all this. Believe me, I know better. Senza ulteriori indugi, io ve li presento. Cominciamo con Evan Evagora. Michelle Hurd. Isa Briones. Santiago Cabrera. E Picard in persona, Sir Patrick Stewart. Ci aiuteranno nella nostra chiacchierata tre amiche che tradurranno dall'inglese all'italiano. Allora,
Io comincerei subito con la prima domanda. Amici giornalisti, io vi ricordo che voi avete i minuti contati, 3 minuti e poi via. Ve lo dirò perché mi state tutti antipatici. Comincerei con una domanda per tutto il cast. Raccontateci un po' dei vostri personaggi, cominciamo con Evan. E come incontrano Picard? Can you hear me? Yeah. So my character grew up at a young age knowing Picard and then reconnects with him later in life. The encounter, I'd say, doesn't quite go how Picard expects. That's all I can really say without revealing any more. Hello, everyone. Ciao. Come stai? Bene. Bene. Bene tutti. I play Rafi and... Per la traduzione, il mio personaggio, diceva Ivan, conosceva Picard da piccolo, da bambino. Si rimettono in contatto più avanti nel corso della sua vita, ma non posso entrare in dettagli su come. No, of course. I play Rafi, and she is a very complicated woman, as we all are. She has a past with Picard, and that as well is very complicated. And they meet again after many, many years when... you'll see, he comes over to my place. Il mio personaggio, Rafi, è una donna complessa e complicata, che condivide in effetti anche lei un passato con Picard. È un passato complicato. Come si incontrano e perché? Lo vedrete quando avrete l'opportunità di vedere la serie. I guess you don't need to explain your character. I played Dodge, another complicated young woman, and she is entering a new phase of her life, starting on this new path, but everything in her life gets turned upside down by this tragic incident, and she comes to Picard looking for help. Io interpreto Dodge, anche lei una donna complessa, una giovane donna complicata che incontra Picard dopo che una terribile tragedia ha completamente ribaltato la sua vita ed è allora che va a chiedere il suo aiuto. Ciao a tutti. Bello il teatro questo. Bello. Mi piace questo scambio, ciao, ciao, proprio a casa vostra siete, maledetti. Sì. I play Chris Rios, who is, I suddenly felt like I had to speak Italian, but no, who is an ex-Starfleet pilot, and he has a very traumatic event in his past that separated him from Starfleet. So when he meets the embodiment of Starfleet itself, and Mr. Picard here, it's an interesting first meeting between the two of them. Io interpreto il personaggio di Rios, che è un ex pilota della flotta stellare, che ha lasciato quel ruolo, ha lasciato la flotta dopo un evento traumatico. Anche il suo incontro con Picard è un primo incontro piuttosto interessante. Sir Patrick, cosa ci può dire di quello che è successo a Picard in questo periodo? Dove lo ritroviamo? Ciao, Luca. Buongiorno. Non parlo italiano. Well, as you can see from the little bit of film, he is no longer a captain, no longer an admiral, which he has become during the past 17, 18 years since Star Trek Nemesis. He's living on the family Chateau Picard, and he's growing grapes and making wine. It doesn't sound very exciting, does it? But I promise you, it's going to be. Thank you.
Quando ritroviamo Picard non è più un capitano e non è più neppure un ammiraglio, come è stato a un certo punto di quei 17-18 anni passati dall'ultima volta in cui l'abbiamo visto alla fine di Star Trek Nemesis. Ora lo ritroviamo nel vigneto di famiglia, nella tenuta di famiglia. Chateau Picard coltiva viti, fa vino, non sembra molto eccitante, ma ve lo promette, le cose cambieranno. Noi italiani quando parliamo di vino subito, mi piace questa storia. E ricomincerei da Evan per chiedergli un po' di, perché so che il suo personaggio è un combattente, un guerriero. E com'è stato prepararsi per questo ruolo? Well, to begin, I have a bit of extensive background in boxing and some martial arts, so coming into it, it was a bit different. We had to learn like choreography for it, so I arrived in LA, I think 2 weeks before we were due to film, and I was working with a really good team of stunt people, training maybe 5 times a week, going through the fight sequences and learning how to use a sword, which was pretty cool. Doing some wire training, jumping from buildings, things like that. It was a really fun experience. I can't wait for you all to see it. Io ho un passato come boxer, ho fatto arti marziali, quindi questo mi ha aiutato, ma nella pratica sono arrivato circa 2 settimane prima dell'inizio delle riprese sul set, in modo da poter lavorare con gli stunt coordinator, con il team che si sarebbe occupato dei combattimenti. Ho dovuto imparare insomma degli stunt con loro, ho imparato a utilizzare la spada, cosa che è stata piuttosto forte, e sono riuscito a prepararmi a modo. E invece per Michelle, abbiamo visto nel trailer insomma, che non è proprio una relazione tutta rose e fiori quella tra il suo personaggio e Picard. Che cosa, se ci può dire qualcosina di più della loro, di quello che è successo tra di loro? Ci vorrebbe una musichetta delle attese. Their past is very complicated because we worked together and an event happened which was a terrible event, and she feels, Rafi feels maybe a bit let down, if not betrayed, by Picard. So this makes it very difficult. They had a very close relationship. She leaned on him a bit, and I think with this betrayal, she feels alone and is haunted by these past events. And so it's very difficult for her to maybe trust in this man. Hanno lavorato insieme, il mio personaggio e quello di Picard, hanno condiviso un passato, ma è successo qualcosa di terribile che li ha allontanati. Lei si è sentita delusa da lui, lasciata sola, quasi tradita da Picard in quell'occasione, e quindi ora quando si rivedono è difficile per lei lasciare andare questi sentimenti e riuscire a fidarsi di nuovo di quest'uomo. E invece a Isa mi piacerebbe chiedere Una cosa secondo me molto interessante, che almeno appare da quello che abbiamo visto, è il ruolo fondamentale che il suo personaggio giocherà, soprattutto l'influenza che avrà verso Picard. Quando ha ottenuto la parte, ha firmato per il ruolo, sapeva di questo ruolo così importante? Come si è sentita? Well, there's so much secrecy surrounding this show, you know, so when you first audition, often you have no idea what you're auditioning for, and especially not the character. So first, you know, the character description is just young woman, and that's all you know. But then slowly, as you progress in the process of callbacks and then starting rehearsals, you learn more and more, and it became very obvious that there was a very strong connection between these two characters, and as I mean all of us do, but that
it really sets everything in motion, kind of starts this story on the trajectory that it takes on. Yeah, and I'm still learning. I'm still learning more about this character. There are things I still don't know that I find out from watching the trailer or when we watch the show. Yeah. Ma molte volte quando fai il provino per un ruolo sai veramente poco di quel ruolo, eh? Sai soltanto che a volte il casting, il foglio di casting ti dice cerchiamo una giovane donna, va bene. Dopodiché attraversi, superi questo processo, ci sono molte audizioni, torni più volte e allora scopri di più e impari di più. Quello che posso dire è che c'è un legame molto forte tra il mio personaggio e quello di Picard, però e la sua storia, il suo arrivo nella vita di Picard fa iniziare la storia vera e propria, però ci sono delle cose di lei che sto ancora scoprendo anch'io, anche dal trailer. E invece Santiago, la cosa che mi piacerebbe chiederti è il rapporto che si crea tra il tuo personaggio e Picard, e perché secondo te il tuo personaggio decide di, insomma, aiutarlo, di andare con lui? Yes, because I don't want to have anything to do with Starfleet. So he's someone who carries a lot of demons because of his experience in the past at Starfleet. Something specific happened to him, which the details I can't get into. So he's sort of started to live a different life and has his own ship, and is not very much a people's person. You will see him buried, you know, behind a book a lot of the time, and so. My character has a relationship with Michelle's character, with Rafi. They're very good friends, so she puts them in touch, but he's not very keen at the beginning because of that baggage of Starfleet. Il mio personaggio non vuole avere nulla a che fare con la flotta stellare all'inizio. Lo vediamo aver scelto una vita in un momento in cui ha scelto una vita molto diversa da quella dell'ufficiale della flotta. È quasi un po' una sociale, sta per conto suo. Il legame non è tanto con Picard quanto con il personaggio di Raffi. È molto amico di Raffi ed è tramite lei che viene coinvolto, ma ha detto non voglio entrare in maggiori dettagli. È da questo però che parte il suo viaggio. Sir Patrick, mi piacerebbe, premesso che una volta che si è Picard per tutta la vita, giusto? Mi piacerebbe chiederle a che cosa l'ha convinta a ritornare in questo ruolo e soprattutto quali sono state per lei le differenze tra il passato di Star Trek e questo presente, questo futuro. Truthfully, honestly, I didn't want to be Picard again. Sinceramente, non volevo essere di nuovo Picard. And that there was no negative aspect to that. It was because in the 7 years that we filmed 178 episodes and then 4 movies, I strongly felt that I had given everything I could to the franchise and to the role of Picard. And to go back to it or to continue it beyond that point would have been pointless. And so I said, that is my past, it's over. But then I listened to Alex Kurtzman and Akiva Goldsman and others talk to me about Michael Chabon, whom many of you will know about, a brilliant novelist who is part of our executive producers team and is a brilliant writer. They talked to me about some of their ideas. And so after the meeting, I said to my agent who was with me, will you ask them if they can put everything they've said on paper so that I can study it? And they sent me 35 pages. I read it, I said, I want one more meeting, and I went to the meeting and said, look, my mind is not made up, but I want to ask you questions. And it was about how unlike
Jean-Luc would be from the Jean-Luc of old? And the answer was a lot. So it felt like I was taking on a new role, not reviving an old one. And so I said, si. Io sinceramente non volevo tornare a essere Picard per una ragione, ma non perché avevo un pessimo rapporto, c'era qualcosa di negativo nel mio passato con questo franchise o con la sua produzione, ma perché nei tanti anni in cui avevo filmato 178 episodi della serie TV e poi i quattro film, avevo avuto l'impressione, ero stato convinto di aver dato tutto il possibile a questo franchise e al ruolo, ed ero convinto che fare di più, continuare a interpretarlo, sarebbe stato fondamentalmente poco sensato, non avrebbe aggiunto contenuto. Le cose sono cambiate quando ho incontrato Alex Kurtzman, che mi ha parlato del progetto, di ciò che avevano in mente, e con lui anche Michael Chabon, fantastico executive producer e anche romanziere e scrittore. Loro, in questo primo meeting a cui ero andato con il mio agente, mi hanno raccontato cosa avrebbero voluto fare, e io sono uscito di lì dicendo al mio agente: chiedigli di mandarmi qualcosa per iscritto, digli di spedirmi qualcosa che io possa leggere, che racconti quello di cui abbiamo parlato. E sono arrivate 35 pagine di roba. A quel punto l'ho letta e ho chiesto un nuovo meeting, e non ero sicuro, non ero convinto, ma volevo fare una domanda, e la domanda è stata: se io tornassi a essere Picard, quanto sarebbe diverso questo Picard da quello che conoscevamo prima? Quanto sarebbe cambiato dall'epoca in cui l'abbiamo lasciato? Quanto è cambiato dall'epoca in cui l'abbiamo lasciato? La loro risposta è stata moltissimo, e io ho avuto l'impressione di affrontare un nuovo personaggio, e così ho fatto. Allora, io prima di aprire, insomma, le domande, di aprire la possibilità per voi di fare domande tra pochissimo, faccio io l'ultima domanda. So che non mi... Chi si sente libero di rispondere, mi risponda tranquillamente. So che non ci potete rivelare niente, insomma, di cosa succede. Ma che succede? Io capito la domanda. No, io ho lavorato qui nel 2004 e... Io parlavo italiano, parlo spagnolo, cioè io parlavo italiano con tutti. Dice, italiano è facile, questo è tre facili. E dopo... ma dopo due o tre settimane io ho scoperto che l'italiano mi parlava in spagnolo a me. Dopo, what can we say was the question, right? What can we say? I was explaining why I speak a little Italian, but I didn't really speak much because... The Italians were speaking Spanish to me, but yeah. we can't really say much. We can say it's, I mean, whatever you saw from the trailer is just it's much more of that. It's very very exciting. Non possiamo davvero dire nulla, se non che quello che vedete dal trailer è molto poco, e c'è tutto il resto ancora da venire. Sarà emozionante. In my opinion, like no other Star Trek you've seen before, which I think is what makes it so special and so exciting, and which is why I think we're all so excited for it to come out. It's so psychological and delves into really important topics, which again are hard to exactly tell you because it would give away too much, but it really, it tackles a lot of the issues that we're facing today in our world in a very, very graceful and intricate manner, I'd say. And that's all. Non posso davvero dire tanto, se non che è diverso da qualunque serie di Star Trek che io abbia mai visto prima, ed è una delle cose che mi ha affascinato di questa produzione. C'è molta attenzione a temi importanti, a questioni che riguardano la nostra quotidianità, la nostra vita di oggi, il nostro mondo. Sono trattati con garbo, con grazia, ma anche approfonditi. C'è un'attenzione all'aspetto psicologico dei personaggi, e è stato quello che l'ha reso diverso. Just to piggyback on that, it's unlike
any other Star Trek, but it's also still the same as the way we attack or take a look at humanity, and we dive into difficult stories that we all experience now. I say that our group is like the Motley Crue. We're perfectly imperfect. Perhaps the Star Treks of past have had people very pristine and very by the rule of law and how they were trained in the Federation. You don't have that here. We have individuals who are haunted by mistakes in the past and who are perhaps running away from or trying to run to things that they think might fix them, heal them, protect them. I think you'll see in all of this imperfectly perfect creatures your own story being told. And I think in this time, it's really important that we all find common ground that we can all relate to and hold on to and search for hope. Collegandomi alla risposta di Isa, volevo solo dire che è vero, sì, questa serie è diversa dalle precedenti, ma allo stesso modo è anche uguale, nel senso che anche questa serie osserva l'umanità, l'essere umano, cosa significa essere umano da vicino, dall'interno. E io uso una definizione legata a altre serie, altre produzioni, che siamo un gruppo perfettamente imperfetto, nel senso che se ricordate la Flotta Stellare come un ambiente molto sobrio e molto formale, ecco, noi siamo diversi, siamo personaggi perseguitati dal nostro passato, spesso in fuga anche dalle colpe o le cose che abbiamo visto, che abbiamo vissuto. Forse a volte siamo in fuga in cerca di qualcosa, in cerca di qualcosa che possa proteggerci. E allora penso che personaggi di questo tipo raccontino di fatto di tutti noi, di quello che fa parte di ogni essere umano e che ci permette di guardare avanti cercando speranza. Allora, come immagino, come al solito, sempre finisce che io chiedo delle cose e non mi dicono niente. E io vi ricordo che Star Trek lo troverete, Star Trek Picard, dal 24 gennaio su Amazon Prime Video. Ah, ok, Evan, sorry. You wanna something? Okay, sorry. I don't want to give too much away, but we are all in it. I think Issa and Michelle said it perfectly. You will see a lot of character development and how we deal with the events in the past 17 years and how each of us kind of deal with all this trauma and all these major events in our own very unique and different ways, but it kind of brings us all together. It's exactly like Michelle said, we are very much a motley crew, like a gang of misfits, perfectly imperfect. Voleva solo aggiungere una cosa, cioè che come diceva Michelle, sì è vero, siamo un gruppo di ribelli un po' male assortito forse, ma siamo uniti da questo evento del nostro passato, da questo evento di 17 anni fa, e la cosa interessante sarà vedere quale sarà lo sviluppo dei personaggi e come cercheranno di raccontare questa storia e di superare quello che è accaduto in passato. Sure. Have seen from the film that there are some perhaps unexpected elements, but interesting too. Jean-Luc Picard has a dog. And I have to acknowledge that was my idea, but largely because my wife and I are passionate about pit bulls. And I said, if there is a dog, he must be a pit bull. I didn't say he or she, I didn't mind. And in addition to our pit bull, we have some other members of Next Generation. Jonathan Frakes, whom you saw, Marina Sirtis, and Brent Spiner, who are all wonderful. They enliven and enlighten the first season. But I also wanted to add something else.
And you've touched on it, Michelle, already. It was very important to all of us that Star Trek Picard should not only tell a sci-fi story, a futuristic story, but it should also reference today's world. And today's world, worldwide, is in a mess. Now, so we will be, at times, our story will reference that. Now, please don't think Boris Johnson and Donald Trump are not appearing in this show. And very briefly, because my friends here have heard me say this before, I am embarrassed, humiliated, and outraged that the UK is intending to pull itself out of the European Union. Grazie, grazie. That's fantastic. Ci sono degli elementi sorprendenti in questa serie. Uno dei quali è il fatto che Jean-Luc Picard ha un cane. E l'origine di questa storia è legata al fatto che io e mia moglie abbiamo dei cani, amiamo moltissimo i pitbull in particolare. Quindi quando è venuto fuori che Picard avrebbe avuto un cane, ho detto deve essere un pitbull. Ci sono, a parte il cane, altri membri della famiglia di Star Trek e di Next Generation che ritornano, che si uniscono in questa nuova serie. Ha nominato Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Brent Spiner, che avete riconosciuto tutti. Sono fantastici e la loro presenza illumina la prima stagione. Un'altra cosa importante che ha detto è stato che all'interno, come ha accennato prima Michelle, su cui lui è voluto tornare, è stato questo. La serie è una serie di fantascienza, ma non si limita, tra virgolette, a questo. È anche una serie che vuole affrontare, che vuole parlare del mondo di oggi. E il mondo di oggi è un casino, come ha detto lui prima. E poi ha aggiunto, tranquilli però, perché Boris Johnson e Donald Trump dentro Picard non ci sono. E ha aggiunto anche, io voglio dire qui davanti a voi tutti che sono profondamente indignato dal fatto, dalla decisione del Regno Unito di voler lasciare l'Unione Europea e volevo condividerlo con voi. Allora, noi adesso procediamo con questo nostro incontro, io vi chiedo di tradurre tutto quello che dirò così seguiamo tutte le istruzioni e ci muoviamo bene. Adesso facciamo una foto che insomma è importante anche conservarlo questo momento, quindi chiederei al cast di venire qui davanti dando le spalle al pubblico, non vi offendete, al pubblico, il primo che corre lo ammazzo io, piano piano alzatevi in piedi così vi si vede. Però non come una processione, un po' più contenti, un sorriso, ok. Lui è il fotografo. Pronti? Al mio 3 dite Star Trek. 1, 2, 3, Star Trek. Mi piace tutti a fare il saluto, bravi. Maledetti nerd. Ok, torniamo tutti. No, sedetevi, no, non ve ne andate. Sa uno che già si sta sei calmo, siedi, ok? E abbiamo ancora 5 minuti, io vi farei l'ultimissima domanda su questa serie, su cosa significa per i fan, perché penso che a un certo punto le storie diventino, appartengano al pubblico, diventano così grandi da diventare qualcosa di tutti. Come è stato per il nuovo cast entrare
in questa serie per tutti, e come è stato, qual è la responsabilità anche per Sir Patrick Stewart di portare avanti questo vestito, questa storia? It's amazing, yes, it's amazing to become part of this iconic legacy. You know, I think back to a child. When I was a child, I watched Star Trek. So to be, you know, this part of my career, to now begin this journey on Star Trek, I can't explain. I think you will all understand that as an actor, I am humbled, honored, privileged, so happy to work with this man. A gift. Volevo solo dire che è bellissimo, è stato bellissimo entrare a far parte del mondo di Star Trek, perché guardavo queste serie da bambina, fanno parte del mio vissuto. E aggiunto, come attrice, credo che voi possiate capire quando dico che sono profondamente onorata, emozionata, e sono stata veramente felice di poter lavorare con quest'uomo. Growing up and watching Patrick on the screen and then being able to work with him and these lovely people, all I can really say is I'm privileged, grateful, honored to be part of this fantastic thing that we all love. I'm not sure if you're starting to watch it for the first time or you've grown up with it, but Star Trek, you can tell, just means something special to everyone who watches it and everyone who's been a part of it. Devo dire che anch'io sono cresciuto guardando Star Trek, guardando la serie TV in cui partecipava Patrick, e come Michelle anch'io sono veramente grato e fortunato di essere entrato a far parte di questa squadra così speciale, perché quando conosci qualcuno che ama Star Trek ti rendi conto che spesso Star Trek ha avuto un impatto sulla sua vita e che è qualcosa di importante per lui. Sì, è vero che lavorare con Sir Patrick è molto speciale, quello è vero. Just to add to that as well, also in relation to your question about streaming, there's so much content today, you know, and which is very exciting as an actor. And I think being part of Star Trek is sort of the cherry on the cake, but ultimately it's a great story. I think at least as an actor you go into something because there's a great story to tell and there's great characters, and amongst so much content, you know, it's super exciting because it makes, there's sort of an obligation now for the good stories to stand out. And at least for me, this was one. We have an amazing group of writers, this man at the helm, an incredible cast, and you search for it that way. So yeah, the Star Trek name, being part of that, is just extra special because, you know, you haven't even seen us in the show yet, and we get to have this relationship with you, and we feel embraced already, so that is just it doesn't happen very often, if ever, so it's a very special experience. Sì, Santiago ha aggiunto una cosa, si ricollegava alla domanda di prima su Amazon, ha detto c'è così, anche grazie a piattaforme come Amazon, ci sono così tante produzioni oggi, no? L'offerta è tantissima, eppure una serie come Star Trek è la creme della creme, rimane speciale, e per molte ragioni, una delle quali è che ci dà l'opportunità di lavorare con artisti come Patrick e come gli altri membri del cast, ma un'altra è perché ci offre l'opportunità di creare un legame con voi, con i fan di Star Trek. Non ci avete neppure visto nella serie ancora, eppure siamo qua e c'è già un legame tra di noi, e questo è unico di Star Trek. I also think kind of touching on what Santiago started to talk about is that there's just an overwhelming sense of community from coming to these events, seeing how everyone has found a home in this universe, in this world that has been created for us. It's just so beautiful to see people coming together and loving something so much together and finding that common ground. And I feel like it connects to this show and this universe so much as well. And also for us, the fact that we've
all come together and found this family because of Star Trek. It's just the most special thing to witness and be a part of and carry on. Isa ha aggiunto una cosa, ricollegandosi a quello che diceva Santiago, cioè che sì, è proprio questo senso di comunità, di accoglienza, no? Lui prima ha detto ci sentiamo accolti da voi, dei fan, che l'ha colpita di Star Trek. Hai l'impressione che ognuno trovi una casa, un posto per sé quasi, e ci sia posto per tutti nell'universo di Star Trek. E ha aggiunto, persino noi membri del cast, noi che abbiamo lavorato a questa produzione, abbiamo fatto gruppo, ci siamo trovati, e ci siamo trovati molto bene tra di noi, grazie anche all'universo di Star Trek. Sir Patrick, do you want to add anything, or it's okay? All my career, which is now in its 60th year, I have always been drawn to a company, a group of people with a common goal, working together, socializing together, having a good time together, trusting and feeling safe with one another, and giving everything they can give. And I have always, from the beginning in 1987, when we started Next Generation, I have always attempted to describe the cast, then and now, as an ensemble, because the idea of an ensemble, and by that I don't just mean the actors either, but I mean the camera crew, sound, props, set design, craft service, everyone is part of this ensemble, because that is one of the primo subjects that Star Trek is about, unity. In tutta la mia carriera, e ormai quest'anno sono 60 anni di carriera, in tutta la mia carriera sono sempre stato attratto e affascinato da una cosa, ho sempre cercato una cosa, un gruppo, una compagnia, altre persone con cui lavorare, non lavorare da solo ma con altri, un gruppo che fosse formato da persone che volevano dare il massimo, fidarsi gli uni degli altri, lavorare al meglio, divertirsi e lavorare bene insieme. Ecco, dall'epoca, dal 1987, quando ho iniziato a lavorare The Next Generation, allora come oggi, posso solo descrivere, ho sempre l'abitudine di descrivere questi gruppi con cui lavoro come un ensemble. Le serie sono degli ensemble, cioè sono delle produzioni corali in cui tutti lavoriamo insieme, e quando parlo di tutti intendo non solo il cast che sta davanti alle macchine da presa, ma anche chi lavora sui set, chi si occupa dei costumi, dalla costumista all'addetto al catering. Tutti noi lavoriamo insieme, perché il tema di Star Trek è proprio quello, un senso di comunità e un senso di unità. Perfetto. Allora, noi per concludere questa meravigliosa giornata, questo meraviglioso incontro, Lucca Comics and Games, come sapete, celebra i più grandi talenti che passano da questa città, che solcano queste strade, e lo fa in un modo speciale, cercando di fotografare, di prendere qualcosa dalle loro mani. Le mani sono quelle che fanno i fumetti, che scrivono le storie, che servono a un attore per dare l'atmosfera. Vogliamo celebrare Sir Patrick Stewart? May I say one little tiny thing? Before that happens, finish what you're saying. Intanto finisci. Okay. Vogliamo celebrare Sir Patrick Stewart e vogliamo farlo con questo momento. Quindi, if you wanna... No? Yeah, sure. We arrived in Pisa on Tuesday, and we immediately split up and went different ways. We all had different plans. My wife, who had been to Lucca about 2 years ago alone because she wanted to study art, particularly frescoes in churches, and we came immediately into town, where we met our guide, who had been my wife's guide, who is here in the audience. There he is, Carlo Pudu.
sorry. Who was fantastic. And he took us to one of the best restaurants I have ever had. And I'm now going to do a commercial for it. We went to have lunch at Da Mecenate restaurant. Now, one more thing. We, all of us, have a history as stage actors. And it has been a struggle for me not to leap to my feet and speak Shakespeare in this beautiful auditorium. But it's glorious. However, I can no longer resist the temptation. So, too long. No. Very, very small. I'm really little. I know a bank where the wild thyme grows, where ox lips and the nodding violet blows, quite o'ercanopied with luscious woodbine, with sweet musk roses, and with eglantine. Grazie. Ora dici che voi come fai a continuare? C'avete ragione, però devo continuare. Riprendendo le fila di tutto, per celebrare questo stupendo momento, invito il nostro direttore generale Luca Crea, Emanuele Vietina, uno degli uomini che permette questa cosa ogni anno. Facciamogli un applauso. Allora, no, innanzitutto grazie, Luca Comics and Games è community e soprattutto è gratitude per i tessitori di sogni, quindi siamo qui per celebrarli. Gianmaria vi ha già detto, questo è il momento in cui prendiamo le mani che costruiscono i sogni, le mani che sono l'espressività dell'attore, degli scrittori e dei fumettisti. Io a dire la verità mi ero preparato un paio di piccole domande per Sir Patrick, perché chiaramente la Walk of Fame celebra la carriera, però me le ha un po' bruciate perché erano tutte sul teatro. Per noi Luca è l'incontro fra le moderne mitologie come Star Trek e il nostro patrimonio monumentale. E è per questo che a questa compagnia abbiamo voluto offrire il teatro di Puccini. Puccini, la skybox di Puccini, lui stava lì e guardava l'opera. From there to there. E la domanda era un attore che ha cominciato nella Royal Shakespeare Company per diventare poi un personaggio iconico delle narrazioni popolari, con Picard. Qual è, secondo Sir Patrick Stewart, il rapporto fra la cultura alta del teatro e la narrazione popolare e come si può portare valore l'una all'altra, come loro e come lui ha portato valore ai due mondi? Thank you. There are strong connections. For me, and this is a personal testimony, primo has been entertainment, first and foremost. And then content, subject, and then the content leading
to talking about a world which might be better than it is. Ci sono molti legami tra le due cose. We can go back and forth if you like to add anything else. Ci sono molti legami tra i due monti. Per me il primo punto, il più importante, è sempre stato l'intrattenimento, deve divertire. Il secondo, il contenuto, quello che racconta. E il terzo, il fatto che quel contenuto porti a raccontare della possibilità di un mondo migliore di quello in cui stiamo ora. Grazie. Una grande lezione. Gianmaria, abbiamo ancora un po' di tempo per un'altra domanda. Allora... Tutti i ruoli, ho letto da qualche parte che tutti i ruoli shakespeariani, tragici, questi eroi tragici, hanno in qualche modo contribuito, no, a creare Picard. Sir Patrick Stewart e anche Tom Snoad con Peter Brook a Broadway. E poi è stato anche il capitano Ahab nella serie TV. E allora vorremmo sapere un po' come questi ruoli tragici stanno in condizioni con Picard, ma anche se ci sono, qual è dei ruoli che, eccetto Picard, forse è stato il ruolo che di più l'ha coinvolto nella sua carriera. There was one thing that I carried over from my years on stage in the theater into Next Generation. You see, there are no pockets in tights, in doublet and hose, and there are no pockets, sir, in Star Trek uniforms. So I already knew how to just stand. That was the thing I'm most grateful for. But when you come to watch the series, you will see that I hardly ever take my hands out of my pockets in this thing. C'è una cosa che ha portato con me dal mondo del teatro in Star Trek, quando ho iniziato a fare The Next Generation. Vedete, nelle divise di Star Trek non ci sono le tasche, e non ci sono le tasche neanche nelle calzamaglie che ti metti per fare certi ruoli classici sui palchi dei teatri. Quindi sapevo già come stare in piedi senza tenere le mani ciondoloni. Quindi sono molto contento di una cosa, che quando vedrete Picard la serie vi renderete conto che praticamente non tiro mai fuori le mani dalle tasche. Ma allora, e fra questi ruoli tragici shakespeariani che ha fatto, qual è il ruolo il più importante, quello che ricorda con più amore e magari quello che vorrebbe ancora fare e che non ha fatto? I'm always reluctant to answer this question. Okay. I think actors often are, and this is not to dodge the question, but I think often we all feel the most important role is the one we're doing now. Okay. And so that would be John. Sono sempre un po' riluttante nel rispondere a questa domanda. Non è per evitarla, penso che sia una cosa comune a tutti gli attori. Tutti noi sentiamo che forse il ruolo più importante che abbiamo mai fatto è quello che stiamo facendo ora. E quindi nel mio caso Jean-Luc. Allora, noi siamo in dolce attesa, non in quel senso là, stiamo aspettando che ci raggiungano per imprimere le impronte di Sir Patrick Stewart, mancano pochissimi minuti. Io avrei anche una necessità tecnica, cioè? Dovremmo chiedere a Sir Patrick Stewart, you have to leave your jacket because it's better to do the Messi. Operation of the Book of Fame. Okay. Now? Oh, yes, probably it's better to be prepared in advance, in a few minutes there. It is going to arrive. Are we doing it here? We are on the stage, yes. We are preparing, yes.
Oh, oh. Okay, well done. Ready? Ready for the Walk of Fame? Okay. Sono arrivando. Allora, adesso come se ci può raggiungere Sir Patrick? Vai, vai. Okay. Io nel frattempo farei montare su anche il sindaco della città di Lucca e il presidente Mario Pardini. No, it's okay. Ok. Prego, sindaco, presidente, tutti qui. Allora, Sir Patrick. He's the master of the ceremony. Ok. Se c'è un orologio da mantenere lo mantengo io. One, two, three, go! Le mani di Patrick Stewart nella Walk of Fame di Lucca Comics and Games! Thanks, Sir Patrick. Thanks, guys. Adesso le... Ok. Adesso c'è la firma. C'è la firma, quindi c'è proprio un fatto bello. C'è pure il momento muratori a Lucca. C'è l'autografo, la dedicass. La dedicass. Perché casomai non sappiamo di chi è e quindi ci troviamo la firma. Quello c'è la targhetta, ma è proprio che a Lucca ci piace l'autografo. Vabbè, voi come siete sul giornalino, siamo feticisti dell'autografo. Well done. Grazie, grazie infinite al cast di Star Trek Picard, grazie a Sir Patrick Stewart, grazie al sindaco, grazie a Emanuele, grazie al presidente, grazie. Un ultimo applauso per il cast di Star Trek Picard. Grazie infinite.